Buongiorno a tutti! Oggi ci troviamo nel cuore di Modena e davanti a noi, a lato del Duomo, svetta la Torre Ghirlandina con i suoi quasi 90 metri di altezza. Se la guardiamo dall'esterno, notiamo subito una sua caratteristica. La torre pende. Ciò è dovuto al fatto che il terreno argilloso della zona in cui ci troviamo rese difficoltosi i lavori di costruzione sia della torre che del Duomo stesso e l'edificio iniziò a mostrare segni di sprofondamento e inclinazione già dai primi mesi di costruzione. La Ghirlandina ospita all'esterno un interessante apparato scultoreo con figure umane, animali e creature fantastiche che richiamano in parte le sculture realizzate da Villigelmo e dalla sua bottega per l'esterno del Duomo. La costruzione della Ghirlandina è stata un'opera complessa durata secoli che è iniziata intorno al 1100 contemporaneamente ai lavori di costruzione del Duomo ed è proseguita fino alla sua conclusione nel 1319 con la guglia finale di Il pomo dorato ad opera di Enrico da Campione. Saliamo insieme. Salendo le scale, la prima sala che incontriamo, dove un tempo si conservavano i beni più preziosi della città, custodisce uno dei simboli più importanti di Modena, la celebre secchia rapita, un trofeo di guerra sottratto dai modenesi e bolognesi in occasione della battaglia di Zappolino nel 1325 e resa celebre nel poema eroicomico di Alessandro Tassoni. Oggi in questa sala troviamo una copia, mentre l'originale è custodita all'interno del Palazzo Comunale. Andiamo avanti. Ora la salita si fa più faticosa, ma ciò che ci aspetta è qualcosa di straordinario. Percorrendo le scale che salgono nel pozzo della torre, si arriva alla sala dei Torresani, collocata a circa 45 metri di altezza, la metà dell'altezza totale della torre. I Torresani erano le antiche guardie che dal 200 all'800, dall'alto della loro abitazione, avevano il compito di vegliare sulla città e suonare le campane, che si trovavano al sesto piano, che tra poco raggiungeremo, per dare l'allarme in caso di pericolo. Questa sala era un tempo divisa in diversi ambienti per consentire ai Torresani di vivere qui con le loro famiglie. La stanza è ricca di colonne sormontate da capitelli, di cui solamente due sono ornati da figure. Il capitello di Davide e il capitello dei giudici. Proviamo ad osservare insieme che cosa rappresentano. Il primo raffigura i temi della musica e della danza, con diverse figure di donne e uomini che danzano e suonano, tra cui il biblico re Davide che suona la tromba. Il secondo, invece, è decorato con tre scene scolpite che raccontano come può avvenire amministrata la giustizia. C'è un giudice giusto, incoronato da un angelo, un giudice corrotto, raffigurato con una catena intorno al collo tenuta da Lucifero, e un terzo giudice al quale si avvicinano due uomini, uno per corromperlo, uno per supplicare giustizia. Nascosto in uno degli angoli troviamo un passaggio che si apre su una scaletta duecentesca per arrivare alla cella campanaria, dove la campana più grossa pesa oltre 2 tonnellate. E che salendo ancora, scalino dopo scalino, in uno spazio sempre più stretto, si giunge a un luogo normalmente inaccessibile. Eccoci giunti ai piedi della guglia con la meravigliosa scala elicoidale di legno, costruita all'inizio del 600. Oggi, su questa scala, è possibile salire in via eccezionale, assicurati alla linea vita installata durante i restauri avviati subito dopo che nel 2006 un frammento di pietra si è distaccato dalla prima balconata, cadendo a terra da circa 60 metri di altezza. La guglia termina con un maestoso pomo dorato, che è quanto rimane della torre del 1319. Nel corso del tempo, al suo interno sono stati racchiusi documenti e reliquie, tra cui quella del patrono San Geminiano. Se vi abbiamo stuzzicato la curiosità, vi aspettiamo per scoprire insieme a noi tante altre meraviglie e i segreti custoditi nella Torre Ghirlandina.